Un minuto con Padre Pio dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Siamo proprio nel coro del santuario di Santa Maria delle Grazie. È un luogo che i tanti pellegrini percorrono, venendo dal coro della chiesetta antica e poi andando verso l'uscita dei luoghi di Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi quanto scrisse Padre Pio ad un suo confratello il 9 febbraio del 1916. Abbiamo l'epistolario numero 4 che ce lo racconta e possiamo dire che forse è una delle ultime lettere che Padre Pio scrive da Pietrelcina, perché tra qualche giorno si ritroverà nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Foggia e di lì non si muoverà più. Sarà la prima dimora di Padre Pio, ma di questo avremo modo di parlarne anche nei prossimi giorni. Oggi Padre Pio scrive ad un suo confratello, padre Basilio da Mirabello Sannitico. Le sue relazioni, come appaiono proprio in questa bella corrispondenza, furono schiette, sincere, accompagnate da una convinta venerazione. Infatti Padre Pio scrive, mio carissimo Basilio, gli dà dei consigli, delle indicazioni, lui che era diventato sacerdote 2 anni prima, nel 1914. Dice proprio questo. Il sacerdote dovrebbe essere ad oggi, ed oggi più che mai, accessibile a tutti. Ma, fratel mio, per far questo bisognerebbe possedere un bel patrimonio di virtù. Sappiamo bene poi che il mondo è sempre maligno e noi non dobbiamo dare nessuna occasione di sinistri giudizi. Poi ancora dice, ti prego caldamente di non perdere il tempo nel pensiero del passato. Se questo fu bene impiegato, diamone gloria a Dio, se male, destiniamolo e confidiamo nella bontà del Padre Celeste. Anzi, scrive Padre Pio, vi esorto il cuore, il vostro cuore nella tranquillità al consolante pensiero che la vostra vita, per quella parte non bene spesa, è stata ormai nel nostro dolcissimo Dio già perdonata. E poi conclude, fuggite con ogni potere le perturbazioni ed inquietudini del cuore, altrimenti, scrive Padre Pio, ogni vostro esercizio riuscirà poco o nulla fruttuoso. Teniamo per certo che se il nostro spirito è turbato, più frequenti e più diretti sono gli assalti del demonio, il quale suole sempre approfittare di questa nostra naturale debolezza per riuscire nei suoi intenti. Allora stiamo bene allerta su questo punto, di non piccola importanza per noi, scrive Padre Pio. Appena ci accorgiamo di cadere nello scoraggiamento, ravviviamo la nostra fede ed abbandoniamoci nelle braccia del Divin Padre che è sempre pronto ad accoglierci, sempre che a Lui sinceramente ricorriamo.